Ebbene sì, questa è l'alba di una nuova era. È uscita finalmente la Power League, è cominciata, ma da quello che mi hanno detto è strabuggata, cioè problemi incredibili. Io ancora non ho testato nulla, vi faccio vedere profilo, non ho nessun rank, non ho preso nessuno stemma gold. Entreremo insieme, la testeremo insieme, proverò ad andare random, ma da quello che mi hanno anticipato, ripeto, non funziona, quindi non so come uscirà questo episodio. Vi chiedo un like se volete i fix dei bug di Power League, almeno 4-5 like. Iscrivetevi, è cambiato il counter, adesso il counter è super interattivo, cambia ad ogni iscritto, è bellissimo. Iscrivetevi, campanella, codice Grax nello shop, vorrei dirvi, per la skin di Stu. Il problema è che è buggata pure questa, perché ancora non è uscita a tutti quanti nel negozio. Quando uscirà, shoppatela con codice Grax. Venerdì Bibi Furfante, primo link per il fumetto, novità, dovrebbe essere anche sul Play Store, potete comprarlo dal Play Store con gift card. Dagli de fumetto de Grax, primo link per andare su Amazon. Partiamo boys, questo è l'inizio di Power League, vediamo quello che succede. Lo clicco, andiamo in singolo. Sono già gold 3, quindi mi dovrebbe aver dato il rank. No, perché credo io debba fare una partita. Wow ragazzi, partecipo a uno scontro per poter ottenere i premi, quindi mi basta fare una partita per prendere lo stemma, credo gold di gold 1, ma io sono già gold 3. Ah, quello è il premio di fine stagione. Non mi dite che andremo a prendere solo il premio del rank senza tutti quelli precedenti, cioè 70 giorni per prendere 7000 punti stellari, ma what? Se andiamo verso la master, se arriva a 50000 punti stellari, non lo so, dobbiamo vedere, vedremo poi nel corso della stagione. Gioca 50 scontri nella stagione per prendere Penny, ma già l'avete sbloccato, visto che tanti l'hanno già sbloccata, avete giocato 50 partite, follia. 25 scontri per prendere invece lo stemma Silver. Parto instant in solo, c'è già gente a diamante 3. Pazzesco in singolo, mentre in squadra uguale, diamante 3, stanno giocando proprio a manetta. Io ritorno indietro, provo a fare una partita, non so quello che succede, let's go. Mi hanno consigliato di non toccare i gadget, perché sennò si torna indietro e si rischia il ban. Mi dico solo questo. Ok, rapina, mazza, subito una mappa abbastanza difficile. Sono io il leader, corri Grax, perché io sono la squadra blu, scelgo anche per primo. Vado a bannare instant, sapete chi? Mi sa che mi tolgo Ambra, perché è abbastanza tosta in questa mappa. Magari mi metto l'8 bit, sì. Se non proibisce ci fa uscire. Oh, ha scelto, fantastico, quindi funziona. 20 secondi, attenzione, vai Jacob. 8 bit, interessante. Il bello è che i brawler sono esattamente al livello in cui l'abbiamo nel nostro profilo, quindi non è come sede di potere che si può entrare solamente con brawler maxati, ce li dà esattamente al nostro livello. Oh, la prima sta funzionando instant. Sarò il prossimo a scegliere, vediamo che sceglie generic. Potrei anche eventualmente prendermi un Colt, però certo, partire con Colt, ragazzi, mi sentirei male. Ci manca solo che esco io, metto Colt, loro hanno preso Jesse, è un buonissimo team. Pam, può funzionare, il nostro team c'è. Ma che è sta roba? Dai! Ma non esiste! Riproviamo! Questo è il bello del video. Il video sarà tutto quanto così. Supercell fixa sta roba. Ero tutto carico e pronto per giocare. Ha crashato sul finale. Basta che non me bannano. Dominio, va bene. Sono sempre il leader, probabilmente perché so gold. Scelgono prima loro. Voglio proibire il cane. Andiamo a togliere il canetto perché non mi piace. Ok, io l'ho selezionato, però devono scegliere loro. 7 secondi. Dai, non mi far crashare, ti prego. Seriamente? Ma io mi dissocio, ragazzi. Ma io mi dissocio. Per fare una partita ci vogliono 7 ore di matchmaking. Bella questa. Questa non è male come partita. Dai, vado a bannare Ambra. No, non banno io. Banna il signor Jainego. Riusciremo a farne una in un video? Allora, hanno bannato Stu e Bibi, che non sono per niente male. Devo scegliere io tra poco, eh. Ems, perché secondo me è stra OP per andare a prendere il punto. La scelta di Eric. Vada. Un video di scelte. Bello ragazzi, stanno scegliendo tutti. Non provate a toccare i gadget, eh. Mr. P può funzionare, la nostra comp spacca di brutto, ma anche la loro. Questa è una super partita, instant in solo, se ovviamente parte. Attenzione, non toccate niente. Io non ci metto le mani, perché se crasho mi lincio da solo. Forse riusciamo ad entrare. Impazzisco. Sì! Dopo 4 tentativi, 5, 6, 7, 8, siamo inside. Alla meglio delle 3, a gold 3 sicuramente ci prendo gli schiaffi. Io sto con M se vado nella lane di destra. Però forse loro sono messi meglio di noi, quindi forse perdiamo instant alla prima. Sicuro, 100%. Occhio, perché ho subito un bel po'. Devo prendermi qualcuno a distanza con l'Astro Crax, era meglio Penny. Prima partita in assoluto in Power Leagues. Un attimo che vado in the mid a colpire Jesse, ma non ci riesco.
e sono morto malissimo. Però cerchiamo di gestirla. Grax, fai il tuo. Siamo già sul punto. Buono, 10% fatto. Il problema grande è che non si può cambiare, ragazzi, la comp. Cioè, se sbagliate a scegliere, siete ovviamente fregati. Qui ho sbagliato io a farmi pushare dalla torretta mia attualmente devastato. Mr. P sta andando bene. Mi stanno carriando i random. Impazzisco. Non solo vengo carriato in team, ma anche in random. Meravigliosa questa cosa. Ma io potrei anche mandare eventualmente, sapete cosa? Potrei mandare il semino sulla lane e magari pushare il centro contro il ticchino. Sarebbe fantastico, sempre se riuscissi a fare qualcosa. Ma questi quanto sono forti. Recupero un attimo di life. Io non ho fatto un colpo. Mi stanno carriando i random. Giocherò sempre random, ve lo dico, sto scherzando. Faremo anche team, vi porterò gente in vocale. Dove vado, Guems? Ma che scelta ho fatto? Grax, scegli bene, devi scegliere molto meglio. Occhio perché qua c'è sta un TSG. La Penny potrei anche colpirla. Finalmente qualche danno by Grax. Come faccio ad andare nella parte middica? Oh, finally. Non ho fatto un bel cavolo niente, però penso che Tick lo riesca a killare. Ho fatto la mia prima kill, pazzesco. Recupero un po' di life, sto sul punto. Aspetto eventualmente l'arrivo di Jesse per killarla. Exactly. I danni ci sono, la ulti pure. Riesco a togliere Jesse e finalmente Grax si fa sentire. Il bello è che con la ulti posso anche recuperare un po' di life. Potrei anche fare una cosa di questo tipo e Grax entra a gamba tesa sul match. 73%. Dai che voglio vincere la prima partita in assoluto di Power League. Se funzionasse tutto bene senza bug potrebbe essere veramente interessante. Certo, più sali più le partite sono complicate, quindi il team sarà fondamentale. In vocal, concentrato, con le scelte giuste. Penny gioca veramente da paura. Boys, un attimo che vado sempre in de punto. Devo curare, prendere percentuale. Tolgo la Penny, c'è Jesse. Tolgo la torretta in qualche modo. Abbiamo ripreso percentuali importanti, 91. 6 secondi, l'abbiamo vinta, giusto? La prima non è vinta. È vinta, ragazzi, è vinta, è vinta. Oh my god, 93-91. 93-91. 1-0, secondo round, spero che non crashi almeno questo. Però secondo me adesso è piuttosto, perché prima siamo partiti molto bene e abbiamo finito male. Se loro giocano bene, ci devastano. Io Guems non so che fare, Jesse mi counter e starò OP. L'hanno nerfata, ma nerfata cosa? Attenzione perché ha sbagliato il movimento, però mi colpisce la grande. Torno indietro e sono morto. GG Grax, buono l'inizio, buona la prima. Fortuna che semino e starò OP. Push nel mid, via la torretta instant. Via la torretta instant, se no... Mi devastano. Mr. P è fuori di testa, ma quanto è forte quel Mr. P. Buona la percentuale recuperata. Jesse prova a muoversi in maniera tattica. Questi sono danni molto buoni da parte mia. Ho indebolito sia Penny e killato anche la Jesse. Tick va a counterare Erzemino. Io vado nel mid e ora avrei anche una ulti da utilizzare sulla Jesse per recuperare la vita senza eventualmente crepare. Però sicuramente una torretta la mette, quindi via a togliere la torretta. Ok, stiamo recuperando. Ma guarda che partita uscita fuori. Ma questo è veramente super competitive. Sto facendo schifo, sto veramente su un altro planet. Per fortuna semino. Jesse colpisce, tolgo la testata prima che mi killi. Buono il respingitore, 41% a 18. Stiamo andando alla grande. Però Jesse mi stracolpisce, non so come killarla. Mi prendo percentuale interessante on the punto. Ho fatto qualche dannetto pure, non si butteva niente. Semino con lo shield meraviglioso, 48-26. Questo è championship, ragazzi. Questo è championship. Vi giuro, la prossima volta non sceglierò mai più Ems. Penny sarebbe stato un altro mondo completamente. Qualche danno c'è, qualche percentuale pure. Riesca a fuggire, riesca a togliere almeno il mortaio. Non riesca a muovermi di che mi zona. Grax gioca bien. Però Mr. P, ragazzi, è surreale. Occhio al colpo concatenato, perché se macchiappa non lo racconto. Danni sulla Jesse, danni ci sono. 1200, non dovrei crepare. Sono morto, ma tanto c'è semino. Recupero, devo togliere la torretta. La mia fight è con la torretta, considerate. C'è Penny, mi butto sul punto, però a fare qualcosa. I danni non ci sono. Però c'è semino shieldato. 87, 21 secondi. Grande Mr. P. Forse la recuperano se non vado su Penny. Devo correre su Penny. Devo correre su Penny. Buono, ragazzi. Altra win nel chilling. Ma questi erano player veramente forti. 99. Ma dai, ma basta sti 99. È andata bene. Prima win in assoluto. Come avviene l'assegnazione dei punti? Vediamo un attimo. Cavolo, ragazzi, un bello schippetto verso il diamante 1, non male. E qui vi chiedo subito un like se volete una scalata tattica in solo squad. Fatemelo sapere nei commenti. Purtroppo non ci stanno più sondaggi su YouTube, ma potete anche lasciare un like. Iscrivetevi, distruggiamo il counter fino alle 360.000 iscrizioni. Torno indietro. Bellissimo, boys. Io mi devo giocare a sto numero perché il 99 mi perseguita. Ho sbloccato... Pazzesco, addirittura pure l'animazione. Ma ha proprio fatto bene. Tranne il join delle partite perché è tutto buggato. Bellissimo. E lo posso impostare qua nel profilo?
Probabilmente sì. Eccolo! Il colmo è che ho lo stemma gold addirittura prima dello stemma quello argentato. Siamo a 1 su 25, 1 su 50. La cosa bella è che nel cammino degli stemmi, dei rank, chiamatelo come volete, c'è lo shieldino solo e lo shieldino team, che vanno in parallelo. In questo momento sono più avanti in solo che in team. Itteremo la diamante? La lega diamante? Non lo so, ragazzi. Dipende da voi, dal vostro supporto. Questa è Power League, Bug League la chiameremo. Un bacio da Grax, codice Grax, fumetto, quello che vi pare. Un bug per Grax. Like e iscrizioni. Ciao, fatemi sapere cosa ne pensate. Lega delle stelle, lega dei bug. Ciao.